Intanto spieghiamo che cos'è questo ATO, Autorità Ambito Territoriale Omogenea. È un'emanazione di un'applicazione della legge Galli, del 1994, nel primo del gennaio del 94. Ricordo questo, apro e chiudo subito l'inciso, perché su internet troverete anche una disputa sulla paternità della legge, c'è chi come centrodestra cerca di fare la sua, non ricordando che forse in quella occasione la maggioranza sosteneva un governo che era il governo Ciampi, che non era certamente il governo di centrodestra. In applicazione della legge Galli, le regioni erano chiamate a definire le autorità d'ambito, che era il livello organizzativo su cui poi doveva svilupparsi sia la gestione che il controllo. La gestione, poi vedremo, viene affidata attraverso una serie di procedure, mentre l'autorità deve far sì di verificare che i gestori del servizio lo facciano conforme alla legge e conforme ai principi della legge. Questa autorità di fatto dovrebbe essere già morta. Dal 1 gennaio di quest'anno doveva essere morta per effetto di un emendamento della Dall'Ago, vi ricordate, il presidente della provincia di Vicenza, della Lega, che ha fatto un ulteriore regalo a una determinata ipotesi, perché Ronchi assicurava l'obbligatorietà del privato, la Dall'Ago assicurava il mancato controllo della gestione, perché eliminando l'autorità senza sostituire l'autorità con un altro livello di autorità, il gioco era fatto, si chiudeva il cerchio. Anche se io credo che se fosse stato presente il vostro sindaco a Castelfranco avrebbe votato a favore dell'acqua pubblica, come stanno facendo tutti i sindaci della Lega, riproponendo in qualche misura il doppio gioco che conosciamo, l'abbiamo visto sul nucleare quando Draghi era ministro e poi quando è diventato governatore, e avanti di questo passo. Quindi l'ATO è l'attuale autorità che adesso una nuova legge, che una nuova legge regionale deve ridefinire, perché si sono accorti che molto probabilmente il servizio senza un'autorità di controllo non può funzionare. Per cui anche la Regione Veneto sta ridefinendo le autorità e ha fatto un'operazione complicatissima. Ha cambiato il nome, ma non ha modificato assolutamente nulla, ecco, questo da questo punto di vista. Bisogna partire dal 1994, prima Claudio che mi ha preceduto ha fatto un riferimento, perché la legge Galli è la prima disciplina organica, a 17 anni la legge Galli, non uno. La prima disciplina organica del servizio integrato. Prima non esisteva in Italia una disciplina di questa natura. Ognuno si arrangiava come meglio poteva, chi con i consorzi, chi con le aziende speciali, chi con la gestione in proprio diretta, chi lasciava ai cittadini, non so, come a Breda di Piave, che si forasse ogni 5 metri col consorzio privato e si pescasse dalle risorgive, l'acqua. Perché era necessaria una legge di questa natura? Ma proprio partendo dall'idea che la risorsa, quindi dal ragionamento da cui si è partiti, quindi dalla dichiarazione dell'ONU, che l'accesso alla risorsa deve essere l'accesso garantito a tutti. E l'accesso alla risorsa garantita a tutti deve necessariamente ragionare anche su un uso razionale della risorsa. Quando si dice un uso razionale della risorsa, si dice di combattere anche gli abusi. Questo elemento, che è un elemento di principio della legge Galli, ma anche della stessa proposta del Partito Democratico, da questo punto di vista, la proposta di legge che è stata definita,
a riferimento per così in qualche maniera declinare poi anche molti aspetti della discussione che è aperta su questo bene importantissimo. Dopo la legge Galli è intervenuto il codice ambiente nel 2006, la 152, che ha ridisciplinato soprattutto in modo particolare quella parte riferita alla depurazione, diciamo, dell'acqua, che forse, lo dico così per una discussione che avviene all'interno dell'atto, una delle priorità più importanti, perché se io faccio mancare l'acqua qualche ora al giorno determino certamente un disagio. Però se non depuro l'acqua secondo i parametri di legge, produco un danno ambientale. Anche per questo la giurisprudenza lo castiga in termini estremamente, estremamente diversi. Allora, i principi della legge Galli. I principi della legge Galli dice nella sostanza che vanno tutelate tutte le acque superficiali e sotterranee. Anche qua noi potremmo aprire una discussione interminabile per il fatto che noi abbiamo in regione una legge della tutela delle acque che non è, che è datata e forse non è molto incisiva. Voglio dire che quando si è permesso, ad esempio, di fare attività di cava sotto falda, in verità non si è tutelato l'acqua bene comune per le vie sotterranee. Chiaro? Io conosco la materia, visto che ho fatto il sindaco Ponzano e che proprio Ponzano, con il nuovo sindaco leghista, nonché capogruppo della Lega, tuo collega in consiglio, bene, ha così sostenuto l'idea dei cavatori nel 2009 di scavare oltre i 40 metri di profondità del piano di campagna, di sprofondarlo di altri 20 metri, insomma, mettendo a rischio, ovvio, non tanto la comunità di Ponzano, visto che la cava è a sud, diciamo, del comune, ma quanto le popolazioni che sono a valle, quindi Treviso e tutti coloro che pescano i pozzi da questo punto a questo punto. Quindi la legge Galli nella sostanza si muove da questo primo principio, dice le acque vanno tutelate, poi fa un ragionamento sull'uso e anche qui stabilisce una serie di principi, io credo importanti, che devono essere in qualche misura ribaditi. Stabilisce il principio che l'uso primario è l'uso umano. Poi la tutela della flora e della fauna, poi l'agricoltura, poi le attività industriali, cioè stabilisce una gerarchia d'uso. Nella sostanza dice la risorsa, l'uso da parte dell'essere umano e sebbene in abbondanza anche gli altri usi, stabilendo quali prioritariamente da questo punto di vista. Anche questa è una condizione importante, perché il tentativo di speculare sulla risorsa pubblica, ad esempio pensiamo a tutta l'industria delle acque minerali, è abbastanza evidente a tutti. La legge non interviene su un altro aspetto, molto probabilmente per la complicata del dibattito fatto allora nel 94, non interviene sull'acqua usata per determinare energia elettrica, che ha una legislazione a sé, ma questo per dire poi alla fine che molto probabilmente il processo di razionalizzazione che si è avviato con la legge Galli non ha comunque disboscato le molte autorità che agiscono sulla risorsa acqua, perché se facciamo l'elenco dal genio del magistrato delle acque e avanti da questo passo. E stabilisce anche l'equilibrio del bilancio idrico. Nella sostanza
l'autorità di bacino adotta tutte le misure affinché questa risorsa sia tutelata. Si è passati da una gestione frammentata, quindi privata, quelli che fanno il buco sul terreno, comunale, colui che aveva la gestione comunale, del consorzio dei comuni dove erano in consorzio, o delle aziende speciali, per dire che tutta questa frammentazione non permette un uso, un equilibrio dell'uso ottimale, diciamo, della risorsa. Bisogna orientarsi quanto minimo, e questa è l'introduzione che fa la legge, sul bacino idrico a cui si fa riferimento, da dove nasce la fonte a dove poi la fonte arriva solitamente al mare. Perché se si ha questo spettro, diciamo, di ragionamento, allora vi può essere, diciamo, una razionalizzazione sempre in funzione di quel principio che della risorsa non si deve farne un abuso. Ma non solo, se si vuole efficientare il sistema e renderlo efficace, ad esempio, noi sappiamo che le nostre reti hanno una grande capacità di perdita della risorsa, perdita tra virgolette, perché poi quando comunque la perdita va sulla terra, casca sulle risorgine in qualche maniera, ecco, ritorna in ciclo, ma comunque è una perdita dal punto di vista della economicità, diciamo, dell'azienda da questo versante. Quindi stabilisce questo principio ed ecco perché si spiega la necessità di definire gli ambiti. Il nostro ambito è l'Alto Veneto orientale, che è nella sostanza quello legato al Piave in qualche misura, diciamo, forse questo è il corso più importante e più significativo che abbiamo a riferimento. E quindi la normativa definisce, dice, bene, all'interno di questo bacino idrico vi deve essere un'unica autorità e vi può essere un'unica o una pluralità di gestioni. Nel nostro caso le gestioni sono due. Si è divisa la destra Piave con la sinistra Piave, si è deciso che da una parte c'è un subambito, la destra Piave, che poi in convenzione è stato assegnato servizio alla TS, dall'altra parte la Piave Servizi. E la legge poi, sempre la legge Galli, che io cerco di difenderla almeno nelle parti positive, ad esempio, stabilisce un ragionamento anche sulle tariffe. Perché la legge stessa che ti dice che devi tener conto soprattutto delle fasce sociali deboli nella regolazione della tariffa. Non tutti l'hanno applicata, alcuni la stanno applicando, ma ricordiamo che è da 17 anni che la legge stabilisce questa norma. 17 anni. Stabilisce poi un comitato di vigilanza, voi capite l'importanza che ho fatto prima il ragionamento sulla Dall'Agua, adesso Romagna aveva cercato di forare anche il referendum sull'acqua, cercando di dire che era necessario determinare un'autorità complessiva della risorsa, anche se l'oggetto del referendum non è tanto l'autorità, ma è la, come obbligatorietà della privatizzazione, in primo luogo per il 23, l'obbligatorietà, sì, della privatizzazione, e poi l'altro aspetto, quella della remunerazione del capitale investito. Però già la legge Galli stabilisce che vi deve essere un'autorità. E il fatto che l'avessero cancellato le autorità, dopo si può ragionare, io ad esempio non sono personalmente innamorato delle attuali autorità, anche di quelle che io faccio parte, forse perché siamo in ignoranza, ma non so, insomma, ecco, non è questo il motivo, perché vi possono essere anche sistemi organizzativi più efficienti, io me ne rendo conto,
Quello che non mi convince è che non ci sia nessuna autorità di controllo, ecco, questo francamente è un'autorità che dovrebbe avere il carattere dell'indipendenza dalle diverse maggioranze del paese. Perché? Perché la risorsa è un bene generale che noi dobbiamo garantire a tutti i cittadini, ma soprattutto dobbiamo garantire alle future generazioni. L'altro principio che in qualche maniera nella legge Galli viene ribadito. Della gerarchia degli usi produttivi ve ne ho in qualche maniera già indicato alcune cose. Quindi l'obiettivo della legge Galli era riuscire a riorganizzare il sistema rispetto a una polverizzazione e una dispersione di gestioni. La legge Galli non obbligava nessuno a scegliere il modello organizzativo della gestione del servizio, a differenza della legge Ronchino. E difatti ognuno con la legge Galli si è organizzato come meglio riteneva il servizio da questo punto di vista. Roma in una maniera, Bologna in un'altra, il Veneto in un'altra, la Liguria piuttosto che il Piemonte in un altro modo, la Lombardia in un altro ancora, e avanti avanti di questo passo. Un'autorità è indispensabile per un uso corretto della risorsa, per il controllo delle tariffe e per il controllo sull'attività dei gestori, perché anche i gestori devono svolgere il servizio secondo determinati parametri. Il non controllo delle gestioni ti porta anche agli abusi, che poi sono abusi che si scaricano tutti in tariffa. A me non dispiace, lo dico apertamente, ma mi pare essere anche la posizione del Partito Democratico da questo punto di vista, quindi non sono un eretico, bene, che sia giusto avere la tariffa rispetto alla fiscalità generale, per un motivo, perché quando si è la fiscalità generale non si è portati a commisurare l'utilizzo del bene, perché non vi è un rapporto diretto tra l'uso del bene e quello, è il costo, è quello che io pago. Altra cosa invece è se io in qualche misura rendo evidente e stringente da questo punto di vista il pagamento in rapporto al bene che io utilizzo. Difatti, da questo versante la legge Galli definisce che tutto il servizio deve trovare una sua, diciamo, chiusura del cerchio, del costo. Nel momento che definisce questo, però contemporaneamente equilibria il ragionamento attorno al ragionamento delle condizioni sociali di alcune fasce della nostra popolazione che devono essere tutelate. Perché dico l'abuso? Perché ad esempio, e qui ritorno al ragionamento che era stato fatto sulle tariffe, io sono convinto che il sistema tariffario attuale non è un sistema equilibrato dal punto di vista sociale né dal punto di vista dell'uso della risorsa, perché è fatto per fasce di quantità consumate a utenza, ma nell'utenza posso avere il singolo, posso avere la famiglia numerosa. Noi di media abbiamo un rapporto dei nuclei familiari del 2,8, quindi le famiglie numerosissime non sono tantissime. Lo dico perché sono stato uno dei promotori dell'iniziativa affinché vi fosse un sconto sociale delle utenze con ipotesi a 12.000 euro e con una alimentazione del fondo diversa dall'attuale. La taglia di a metà, ecco, ho perso a metà come si vuole vedere. E perché dico questo? Perché io singolo, se ho nella prima fascia 100 metri cubi d'acqua, molto probabilmente riesco, se sono di sinistra la
lavarmi poco, lavare molto la macchina e annaffiare l'orto, si sono diretti a fare 8 docce al giorno e stare dentro la tariffa, dentro il primo scaglione. Ma se io sono una famiglia numerosa, molto probabilmente, quello del primo scaglione io lo salto, vado sul secondo, vado sul terzo. Ma per fare le stesse cose che fa il singolo. Allora il singolo riesce a farsi 3 docce e gli altri riescono a farsi mezza doccia. E quindi il riequilibrio deve avvenire all'interno della tariffa. So che è in atto un lavoro in ATS, ma è un'azione che comunque, come rappresentanti del Partito Democratico, in seno alle società di gestione e in seno all'autorità, stiamo portando avanti. L'altro ragionamento che abbiamo portato avanti, per rimanere sempre nelle tariffe, è che appunto vi fosse un significativo riconoscimento, soprattutto in questo momento di crisi, anche se la tariffa dell'acqua non è la tariffa elettrica e non è la tariffa del gas, anche questa è una verità che va detta, insomma, però comunque è una tariffa, ma in qualche maniera considerato questo elemento. Sulla base della mia esperienza, noi nel nostro territorio soffriamo di una poca conoscenza complessiva di come funzionano i servizi pubblici. Lo dico perché, dovendomi confrontare in quanto membro del Consiglio di Amministrazione dell'ATO, sia pure di minoranza, con le organizzazioni sindacali, che sono le uniche che si sono attivate, a differenza magari di altri territori dove si attivano molto più spesso le organizzazioni dei consumatori, da questo versante, e scopri insomma che vi è molto ancora da spiegare, da far capire come funzionano i meccanismi e le macchine organizzative. Bene, hanno tentato, è stato detto, di scippare il referendum, adesso vedremo se la Cassazione sul nucleare manterrà o meno il referendum. Io credo che farà fatica, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, negare il referendum, perché è abbastanza evidente insomma le finalità con cui hanno modificato la legge. E io credo che abbiano paura anche quello dell'acqua, il tentativo di scippare anche quello dell'acqua è abbastanza evidente.